Ciao, cerchiettati, cerchietta, te di tutta Italia! Buff! Sono stalkerizzata. Sono stalkerizzata da Lapo. È inutile. Sono stalkerizzata da questo cagnolino! Pianino, salute a tutti! Ciao, bau, 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 bau. Bla, meno bla e più cuore. Meno bla e più. Meno bla e più cuore. Ma ciao! Vedete un po' rosso? No, lo tiriamo in su così, un'orecchietta rossa e un argento. Ma ciao! Buongiorno, buon pomeriggio, buon, l'ho già detto, sì, mo passano, cominciano a passare le moto. Ciancio alle bande, bando alle cince, allegre. Siamo qua. Chi ha seguito la mia live di ieri vi ho anticipato un qualcosa, e quel qualcosa è questo qua. Ho preso un pochino di prodottini americani, un pochino strani, che io non avevo mai visto. Ma vi faccio vedere cosa ho preso e poi andremo via di assaggi. Andremo via di assaggi. Non in questo video. Oggi vi faccio vedere solamente cosa. Oggi vi faccio vedere cosa ho comprato. E poi comincerò con gli assaggi, ok? Perché non li posso fare tutti in una volta. Adesso capirete il perché. Comunque, mo vi faccio vedere cosa ho comprato. Allora, l'ho comprato da American Uncle, un sito americano che è in Italia, a Napoli, credo sia. E mo vi faccio vedere perché lo devo ancora guardare pure io, eh. Intanto ci abbiamo dentro la carta. Allora, prima di tutto ho comprato un ga niente. Allora, grazie, il tuo ordine è stato confezionato da Sara. Grazie Sara. E qua c'è il mio ordine, che vi dico anche i prezzi, perché qua c'è pure la fattura con i prezzi. Mo vi faccio vedere cosa ho preso e vi dico anche i prezzi. Allora, prima di tutto ho preso ma Jerry Uclè, come cacchio ti chiami? Non va mica bene, guarda come mi è arrivata la lattina, ma è distrutta, ma dai, cioè guardate la lattina com'è. Cioè, questa l'hanno messa già dentro così, perché è impossibile che il pacco ha preso una botta talmente grande per ridurre la lattina così. Io spero che quando la apro per berla non faccia un sciupon e mi scoppi tutta in faccia. Comunque ho voluto prendere questa che è la Coca-Cola Lime. Coca-Cola Lime che costa, mo ve lo dico subito, costa. Allora, gratis. Ah, eccola qua, costa 1,89 euro. Una lattina di Coca-Cola Lime. Volevo provare questa. Poi questa ero curiosa da anni, anni, anni che la vedevo fare gli assaggi in vari video e ho detto prima o poi sarai mia. Ed eccola qua, la carne essiccata, che costa credo 3,50 euro più o meno. Eccola qua, 3,49 euro, 3,50 euro di 20 gra 25 grammi. Allora, questa è carne essiccata di, no, qua ci sono su anche in italiano, manzo, carne essiccata di manzo.
questa qua. Vedremo com'è. Sono molto curiosa di provarla. Sono. Vabbè, carne essiccata. Poi ho preso. Allora, questa qua non l'avevo mai vista. Sinceramente, le ho viste in un video di uno youtuber che seguo, ok? Che le stava mangiando. Non era di questa marca, era un'altra. E ho detto, mi incuriosiscono, l'ho viste e ne ho prese ben 5, una diversa dall'altra. E mo' vi faccio vedere cos'è. È la pasta istantanea. Sarà una ciofecata? Queste costano all'una 1,99 euro all'una. Allora, ho preso i fusilli al pesto. Che questa basta mettergli dentro l'acqua calda tipo noodle e li mangi. Allora, ho preso i fusilli. Poi ho preso la fusilli alla carbonara. Fusilli alla carbonara. Poi ho preso fusilli pomodoro e basilico. Poi ho preso fusilli all'arrabbiata e fusilli ai funghi. Sono molto curiosa di vedere come sono. Forse una cioffecata, però volevo assaggiarli tutti. Ho detto, vediamo quali di questi sono i migliori. Ho lasciato il pezzo forte in ultima. Ho lasciato il pezzo forte in ultima. Quello che vi avevo detto ieri nella mia live. Mo' l'ho preso in mano, bestia com'è grande. Signor! Ma! No, vabbè! Ma è grossissimo! Al tatto è... Mi sembra veramente... No, non posso dirlo. Al tatto mi sembra veramente... È grosso... Vabbè, volete vederlo? Bigotte di tutta Italia? È il cetriolone. È il cetriolone americano. Anche questa è una vita che lo voglio prendere in bocca. Anche questa è una vita che lo voglio prendere in bocca ed assaggiarlo, perché l'ho visto anche questo in tanti video, ma non era così grosso. Mi è capitato su TikTok l'altro ieri di vederlo, di una che lo assaggiava e ho detto, mi com'è grande, grosso e lungo. Non me lo credevo così, cioè, ma visto quando lo ordini, lo vedi in foto, no? E pensavo era un cetriolo, cioè così, cioè, ma invece, oh, guardate, la mia mano è patonfa, è picciotta, cioè, vedete? Cioè, eppure non è durissimo, è tra il duro e il morbido. Ma non vedo l'ora di assaggiarlo. O mi rimarranno i quattro denti attaccati, ma gli mangerò il cappellotto perché, cioè, ho ancora un po' il taglietto qua e non sono capace, come vi ho già detto, di aprire tanto la bocca. Perciò a prenderlo tutto in bocca, questo qua mi farà male. Perciò li mangerò o lo taglio, li mangio. No refrigeration né dead. Non mettere in frigo, credo. Ma cos'è? Aspettate perché qua c'è scritto. Allora, dov'è il cetriolo? Ah, cetriolo, acqua, sale, aceto, aromi naturali, benzonato di sodio, cloruro, un pezzo può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini. E beh, certo, perché è grosso, eh. Comunque, cetriolo all'aneto in cetriolo all'aneto in sottaceto e questo l'ho pagato 2,89 euro, quasi 3 euro per un cetriolo. Ecco. Che sarà grande finché vuoi, però quasi 3 euro. Speriamo sia pure buono. Comunque pure il cetriolo che andremo ad assaggiare.
eccolo qua. Queste sono le cose. Ho speso in tutto 18,22 euro con la spedizione 24,21 perché un altro po' mi è costata più la spedizione che la roba. Perché 5,99 euro, ma perché non mettete 6 euro? 6 euro di spedizione, ecco. Non ho preso tanta roba perché io dolci, quella roba lì ho detto non ne voglio prendere, non ne voglio mangiare, perciò ho preso queste cosine qua che dai, ci sta. E niente, questa cosa qua è tutto, questo è quello che volevo farvi vedere. Adesso andrò, l'assaggi lo gli registrerò stasera perché voglio mettere questa in frigo, perché è buona da assaggiare fredda. Mo' è calda come il cappuccino. E questi devo mettergli dentro l'acqua calda. Beh, anche questi li assaggerò in due volte. Mo' vedo come andranno gli assaggi. Non posso fare gli assaggi tutti in un video, perché non è che posso fare 5 cose di pasta in un video, capito? Ne farò due in uno e tre in un altro, capito? Perché cioè dopo se no te li devi mangiare tutti. Chi è che si mangia 5 di questi? Ecco, niente. Io spero vivamente, vivamente che questo video che vi ho fatto vedere vi sia piaciuto. Se non vi è piaciuto, come dico sempre, fatevelo piacere, mettete like se vi è piaciuto, iscrivetevi se volete vedere i video di assaggi che farò, specialmente del cetriolone che non vedo l'ora di assaggiare. Io nel frattempo vi mando un bacio. Vi do appuntamento alla prossima volta. Se vi va di offrirmi un caffè, c'è sotto il cuoricino dove pigiate, potete offrirmi un caffè. No, non ne bevo caffè, un'aranciata neanche. Vabbè, se volete fare un'opera di misericordia e mandarmi 1 euro, 2 euro, 5 euro, il coso e lì, altrimenti come volete voi. Vi mando un bacio, un abbraccio, grazie a tutti e alla prossima. Lapo, ciao, è lì che si mangia l'osso. Ciao!